primo test con 65 DR 1313 filtro Marossi e marmitta Simonini Racing spilo lungo. Il cinghia slitta un po', bisogna sistemarlo. Adesso lo scaldiamo perché è freddo. Che slitta ragazzi, inutilizzabile nei campi così. Che vibrazioni che fa! Vediamo il primo test. Vibrano anche i pensieri. Allora, scusate un attimo che metto la sessione. Allora, mi ha registrato nulla. Mi ha registrato niente. Me l'ha registrato ragazzi, non so per quale motivo. Vediamo se adesso va. Ah, forse perché era in background. Mi ha messo così, ok. Ci proviamo di nuovo.
fatto che era nuova, adesso si è assestata, la dobbiamo regolare. La campagna è imbarazzante se non va avanti. Bene, vediamo un po', questa volta me l'ha registrato, dubito, attenzione, 66,7. Non so se mi abbia preso il tracciato qui, però bene, sì, vi confermo. Vi confermo 66,7 contro i 63,8, 64 della Fire, quindi c'è stato un piccolo incremento, ovviamente a scapito della ripresa. Ovviamente non ho neanche ricarburato, l'ho lasciato così stock com'era con la configurazione della Fire. E non mi sembra che fosse magro, forse due punticini in più glieli si potevano dare, però comunque diciamo che la sua velocità è questa, un po' di incremento, però mi aspettavo di fare 70, sono arrivato a 67, non è male, dai, qualcosina in più da, diciamo che è una marmitta che sicuramente rende di più su un cilindro più grosso,